oggi ho scoperto qualcosa di terribilmente triste, quindi volevo portare un po' di rispetto a questa scoperta. Non so da dove partire perché un po' mi fa male, devo essere sincero al 100%, appena ho scoperto questa cosa sono rimasto veramente molto molto male. Cominciamo subito con il momento triste e dove chiedo aiuto anche a voi, perché chiedo aiuto anche a voi in questo caso. Praticamente, come ben sapete, ormai ha girato parecchio, sia su TikTok che sui giornali, il famoso stupro dei sette tizi totalmente inadatti alla vita e all'essere umano, che hanno stuprato questa ragazza. Ebbene, ragazzi, senza troppi giri di parole, questa ragazza è una bannatina. È una di noi. Ok? Mi viene un po' da piangere, sinceramente. Ed è una ragazza che appunto mi scriveva fin dagli albori, era veramente una delle prime a scrivermi su Instagram, e ha anche partecipato a tante live, la ricordo molto bene. Lei ha detto, l'ho sentita prima di fare la live perché volevo appunto anche il suo consenso prima di poterne parlare. E ormai il suo nome è uscito fuori perché l'ho trovata io. Visto che anche TikTok ti dice la correlazione col nome, lei si chiama Asia. Clicco sopra e mi esce il suo profilo. Ho detto, vabbè, è impossibile che è lei perché me la ricordavo. Vado su Instagram e vedo che aveva 30.000 follower, ho detto, oh, porco Dio, mi sa che è proprio lei, le scrivo e me lo conferma la piccola Asia. Ragazzi, questa cosa qua mi ha un po' fatto più male del normale, sia perché appunto è una di noi, siete sempre stati nel mio cuoricino e vi ho sempre trattati con estremo amore, ma anche perché conosco la situazione personale di questa ragazza. E questa ragazza purtroppo non entrerò ovviamente nel dettaglio, ma ha grossi problemi familiari, non entro nel merito, di cui abbiamo parlato tantissime volte, ho cercato anche di aiutarla nel mio piccolo, cercando di scriverle qualcosina. Volevo dedicare un piccolo pezzo di questa live a lei, visto che comunque c'è sempre stata, veramente una cucciola. E lei mi ricordo che mi aveva scritto durante l'Etna Comics perché voleva salutarmi, ci teneva particolarmente a vedermi e ci teneva particolarmente a Madonna, a fare una foto, farsi una fotina insieme. Io purtroppo non sono andato all'Etna Comics per svariate ragioni, ma principalmente perché il posto non mi piace. E avevano detto chi è venuto la scorsa volta non lo paghiamo. Detto questo, io volevo dire alla piccola Asia, che non so, che probabilmente ci sta seguendo, da quello che so ci sta seguendo, non lo so se si è collegata o meno. Volevo dire che se ti va io alzo le mani, se ne voglia ti vengo a trovare. E siccome so che la situazione economica, oltre a quella familiare, non è il massimo, non è il massimo, diciamo, ti volevo proporre qua di fare una live insieme. E ovviamente tutti i soldi ricavati dalla live vanno per cercare di aiutarti, visto che so che la tua situazione non è il massimo, non è il massimo. E siccome non volevo dirtelo direttamente perché ho visto tanti TikTok, tanta gente approfittarsi del tuo malessere e tanta gente che fa video e dice non sono io, ho visto qualcosa come 50 video di siciliani, guarda che non sono stato, è inutile che mi dite. E detto questo, io faccio questo piccolo appello ad Asia se ne avesse voglia, visto che dovrebbe seguirci. Se ti può piacere come cosa che ci vediamo, ci andiamo a fare una passeggiatina, ci prendiamo un gelatino e visto che so della tua situazione, se ti va, per me non è assolutamente, anzi, no, io so come sei fatta, ho avuto il piacere di conoscerti personalmente, ho avuto anche il piacere di parlarti più e più volte, so che sei una persona fragile, da come mi parlavi. Sei una persona parecchio insicura e che ha paura anche di ferire, quindi magari ti sarai pure colpevolizzata di quello che ti è successo per gli altri. E
non è colpa tua, ovviamente, sono banalità da dire, ma magari dette da chi ti piace sono un po' più carine. Se ti va, se hai piacere, per me sarebbe veramente un gesto di cuore, e soprattutto perché sei una di noi, mi viene un po', mi commuovo un pochino. Che schifo. Va bene. Dio porco.